Bentrovati abbonati, siamo in un'occasione speciale, una puntata speciale di Amplify, il programma di appuntamenti dedicato ai musei, alle attività all'interno dei musei. Oggi non siamo su Instagram, ma siamo sul canale Facebook di Abbonamento Musei con un ospite particolare, Federica Giacobello, curatrice di Museo Segreto, uno degli appuntamenti più importanti della manifestazione Museo City, in corso in questi giorni a Milano. Museo City ha scelto quest'anno come immagine guida la pietà di Michelangelo ospitata ai Musei Civici del Castello Sforzesco ed è per questo che abbiamo voluto omaggiare questa scelta in questo programma, essendo qua, avendo l'opportunità di fare questa chiacchierata con Federica Giacobello proprio con alle nostre spalle la pietà di Michelangelo. A questo punto entro nel vivo, do il benvenuto a Federica. Grazie. E innanzitutto, cos'è il Museo Segreto? Allora, come dicevi tu, il Museo Segreto è una delle attività di Museo City, hai detto bene, la principale, nel senso che anche storicamente ha una tradizione, cioè nasce insieme a Museo City. Di che cosa si tratta? La volontà è quella di amplificare e dare spazio a un'opera in particolare, quindi ogni museo aderente sceglie un'opera da valorizzare, da proporre al pubblico. Possono essere opere segrete nel senso proprio più stretto, cioè nascoste, riconosciute, conservate nei magazzini, nei depositi, e quindi magari esposte, raccontate al pubblico per la prima volta, oppure la segretezza deriva dal fatto che ha tantissimo da raccontare e quindi è un modo diverso di interrogarla. Come interrogarla? In base a un tema che noi scegliamo ovviamente insieme a tutti coloro che lavorano, il grande gruppo direi di Museo City, e quest'anno, come sapete, anzi sto anticipando forse un tema. Esatto, ti avrei fatto proprio questa domanda. Il tema. Il tema, esatto. Il museo cura dell'anima, questo per il Museo Segreto. E chiaramente c'è un tema di grande attualità. Quindi quest'anno le opere sono state interrogate e selezionate dai diversi musei aderenti, sono più di 60, quindi siamo molto orgogliosi anche di questo numero che va sempre più amplificandosi. Sono state interrogate appunto in base a questo filone, a questa proposta, come un'opera può curare. Quindi è stato questo fil rouge che ha aiutato nella selezione delle opere da mettere in questa, diciamo così, gallery virtuale. Certamente, allora la selezione in realtà non la facciamo noi, ecco, la cosa bella è questo, è un dialogo che si crea con il sistema museale amplissimo milanese, quindi veramente una scoperta da fare. Sono gli stessi musei che ovviamente i curatori e le persone che conoscono molto bene il museo e le loro opere a proporci un'opera da inserire appunto nel sistema di Museo Segreto dell'anno. E noi generalmente accogliamo perché sono state sempre delle idee ottime e mostrano le varie declinazioni del tema, quindi anche delle risposte che non avremmo mai pensato. Quindi effettivamente molto interessante. Senti, ti faccio con l'occasione una domanda che è un po', diciamo così, che spesso è tornata in questi dialoghi che ho avuto con i direttori dei musei e i curatori dei progetti. Quanto tempo ci vuole per mettere a disposizione del pubblico un programma di questo tipo? Perché a volte, no, è stato un tema che su Amplify ho ricorso spesso, musei chiusi ma musei non fermi. Perché produrre questi contenuti così ricchi vuol dire mesi di lavoro. Ce lo confermi? Assolutamente, mesi di lavoro, si parte addirittura quasi alla fine dell'edizione precedente, almeno con un pensiero sul tema, e devo dire che, come dicevo, se nasce questo programma veramente rafforzato, vedrete quest'anno, anche se siamo in digitale, diciamo purtroppo, però cerchiamo di vedere il lato positivo anche nel digitale, c'è un'amplissima offerta. Questo lavoro nasce dalla collaborazione di tante forze, e però vorrei citare tra tutte ovviamente Silvia Alla, che è stata un po' l'anima quest'anno delle tante attività. Quindi ci uniamo con il Milano, l'assessorato, Maria Grazia Mazzocchi, che è l'anima di Museo City, la professoressa Sena Chiesa, che è invece stata l'anima di Museo Segreto. Ci uniamo le forze insieme all'equipe di giovani e a un dialogo con i musei, quindi partiamo veramente molto presto. Dicevo, intorno all'estate già si fa una riflessione profonda su quello che sarà l'edizione dell'anno.
Quindi come sempre la costruzione dell'offerta che poi noi da visitatori, da fruitori, in presenza, online, andiamo poi a godere, è un lungo lavoro. E su questo lungo lavoro noi abbiamo voluto porre proprio l'attenzione in questi mesi, perché la progettualità dei musei è veramente importantissima ed essenziale. E in un ideale percorso di questi 60 musei, che cosa troveremo? Che cosa ci puoi... ci sono dei temi, dei firmucci? Certo, sì. Come dice, è stato molto interessante vedere la risposta dei musei. E quindi si è creato, senza una volontà specifica, però si sono creati dei percorsi di visita, diciamo virtuali, perché chiaramente sarebbero stati in ogni caso un museo diffuso, così lo chiamiamo, no? Quindi il visitatore avrebbe avuto la possibilità di seguire questi percorsi da lì. Non è possibile, andiamo nel digitale, ma comunque si legano le opere attraverso dei percorsi, delle preferenze, delle risposte al tema, come dicevo, che è stato proposto. Allora, come l'arte, il museo può curare la mamma? Ecco, è un tema meraviglioso, perché è certamente di attualità, perché non so come ci viene in mente quello che ancora stiamo passando, speravamo fosse passato, in realtà l'emergenza sanitaria è assolutamente di grande attualità e sta veramente modificando le nostre esistenze. Quello che però è stato notato già l'anno scorso è come l'arte, i musei siano stati un rifugio per molte persone. E ci auguriamo sempre di più, ovviamente. Perché? Perché la bellezza, inevitabilmente la cultura, aiuta ad affrontare anche momenti di grande scoramento, momenti di difficoltà. Quindi ricrea lo spirito. In questo senso dovrà terapia dell'anima. Perciò la prima risposta è prima passeggiata virtuale che possiamo fare tra le opere, più di 60 opere del Museo Segreto, è proprio questa, cioè il livello emozionale, come l'arte, la bellezza, un'opera possa comunicare serenità, tranquillità, pacificazione, ma anche coraggio di fronte alle avversità. Certamente, quindi mi viene in mente, ma cito ovviamente poche opere, ma faccio qualche cito, poi ti chiederò poi dopo dove possiamo trovare tutti i contenuti. Se ci aiuti un po' a metterci quasi sul gusto, giusto per anticiparvi e comunque creare anche curiosità. Però veramente adesso voglio dire che qua tutte le opere del Museo Segreto sono interessanti per molti aspetti, magari alcune più per l'aspetto estetico, altro è artistico, per il valore artistico, ma altre proprio per invece quello che è stato contributo per la comunità. Questa è una premessa necessaria. Citerò soltanto alcune opere per tutti i tempi, anche per miliardi, e per lasciare quel piacere di scoprirle. Allora, dicevo, proprio questo potere rasserenante c'era la Santa Giustina al Museo Bagatti Valsecchi, che chiaramente è un museo della grande collezione milanese, quindi certamente tutti conoscerete. La Santa Giustina è l'opera simbolo forse del museo, ma come mi diceva la collega conservatrice Lucia Pini, ogni volta che entro in museo ho all'uscita bisogno di andare a pacificarsi con la Santa Giustina, proprio perché questa capacità della sua bellezza statuale, questo volto assolutamente serafico, nonostante il martirio, perché quindi sta facendo una prova di grande, di estrema sofferenza, grazie alla policromia delle vesti, veramente ci suggerisce questa meravigliosa serenità e tranquillità, quindi un incoraggiamento, certamente. Bellissimo. L'opera che ci pacifica. Un verbo molto evocativo quello che dice. Esattamente, che ci incoraggia, ci pacifica, ma posso citare anche l'opera del Tiepolo, che è stata scelta dalle Gallerie d'Italia, che in più è un'opera in realtà esposta soltanto eccezionalmente nella mostra, che era aperta, speriamo che riapra a breve, alle Gallerie d'Italia di Piazza Scala, e il Tiepolo ha lo stesso effetto, diciamo così, la visione di questa bella, di questa perfezione, di questa bellezza, di questa perfezione, di questa armonia, ha lo stesso effetto della Santa Giustina. Dice un'opera, tra l'altro, di una collezione privata, quindi eccezionalmente esposta, e fa parte proprio del circuito delle opere di Museo Segreto. Quindi l'emozione può passare anche dal contemporaneo, perché noi certamente, è un'altra cosa che mi piace ricordare, è come il Museo Segreto raccolga opere che vanno dall'antico, perché abbiamo opere di età romana, di età tolemaica, fino ad arrivare al contemporaneo, quindi artisti
sono viventi e sono ancora in piena attività. Quindi certamente anche questa è un'offerta dell'eterogeneità sicuramente stimolante. Vi dicevo come anche il contemporaneo possa comunque suggerire non solo delle riflessioni, e questo è un altro percorso, c'è cioè una risposta a quelli che sono i problemi della vita e anche i movimenti, ma anche stupirci con la sua bellezza e con i colori, per esempio dell'opera della Fondazione che è stata scelta, il monocromo bianco ovviamente induce una purezza, uno stato di pacificazione, quindi una cromoterapia. Quindi queste sono delle opere che certamente hanno un impatto estetico fortissimo, ma un lavoro sui sensi si può fare ad esempio anche con l'opera del Museo del Profumo, che è dedicata all'estate, quindi l'estate è la suggestione della bellezza, certamente di quella che è la serenità estiva, che ci manda proprio giorni più felici, e nello stesso il profumo, chiaramente la percezione del profumo è certamente una cosa che ci rimanda anche su questo piano, alla piacevolezza e alla fuga da una realtà che magari in questo momento rimane tutto ci appesantisce. Senti, come possiamo in questo anno in cui il Museo City come programma è tutto in versione digitale, come possiamo fruire al meglio del programma di Museo Segreto? Quali sono gli strumenti che avete immaginato per dare l'opportunità appunto a noi pubblico di fruire di tutto questa meraviglia di contenuto che ci hai appena suggerito? Guarda, quest'anno veramente già un po' preoccupato, diciamo, per l'emergenza sanitaria, abbiamo cercato di svilupparlo su vari livelli, pensando già molto anche al digitale. Allora, la prima, diciamo così, metodo di fruizione, utilizzo un termine che non è proprio, però ecco, tale idea è questo, che è un libretto che ogni anno facciamo dedicato proprio alle opere di Museo Segreto, le raccoglie e diventa una sorta di museo virtuale, raccoglie tutte le opere, ognuna dedicata a qualcosa, magari è inquadrato in maniera più completa, a ogni opera accompagnata da una scheda a cura dei musei, e questa è un'occasione anche per ringraziarli per il grande lavoro che è stato fatto dai conservatori, dai direttori dei musei, e che sono stati disponibilissimi anche nel fornirci questa scheda, accompagnata dalle immagini dell'opera. Quindi il formato cartaceo tradizionale, ma certamente è sostituito. Secondo me, diciamo, sono archeologa, quindi lavoro nel passato, ma certamente il cartaceo rimane come una testimonianza di tutto quello che è il lavoro, ci racconta il grande lavoro che c'è alle spalle in edizione del genere. Le stesse schede si possono poi fornire sul sito di Museo City, che comunque invito a visitare perché è veramente un tesoro di informazioni e anche come guida proprio di questa settimana ricchissima del Museo City. Un altro modo di fruire le schede, un approfondimento direi che è assolutamente complementare alla scheda del catalogo, sono degli approfondimenti che non tutti i musei, ma molti musei hanno fornito, sono dei video quindi lasciati un po' all'estero dei vari musei, dei vari conservatori, e che ci danno quindi la possibilità di approfondire gli aspetti affrontati nella sfida. Novità di quest'anno invece, appunto per Silvia Adler, è il podcast che nasce proprio come voglia di raccontare in maniera diversa l'opera, come lo si fa? Attraverso la voce di due attori, una voce femminile e una voce maschile, che racconteranno rivisitandola l'opera. Quindi diventa un modo diverso di fruire della stessa opera, della stessa offerta del Museo Segreto, diciamo proprio una dimensione performante in questo caso. Non abbiamo il video, ma abbiamo solo le voci, ma forse le voci certe volte sono emozionanti, quindi l'interpretazione certamente vi stupirà. E questo, i podcast sono fruibili dal venerdì 5, quindi sono ormai chiusi, però saranno fruibili e ci vuole un po' di attesa, nel senso che ogni giorno ci sarà un appuntamento, e vi invito nuovamente a consultare il sito per scoprire gli vari appuntamenti di Museo Segreto, ma non solo di Museo Segreto. Sì, perché ogni giorno ci sono diversi appuntamenti, naturalmente noi ci stiamo focalizzando adesso su Museo Segreto, ma Museo City prevede diversi appuntamenti che ritrovate sul sito, sulla app di Museo City, che vi invitano a scoprire i musei che partecipano. Senti, ti chiedo ancora una cosa, come vivi a questo punto questa
forzata allontanamento dai nostri musei. Questo programma digitale è ricchissimo, è una proposta che ci permette di entrare in contatto con l'opera. Alla riapertura dei musei, che ciò vi spieghiamo sia il più breve possibile come arco temporale, con tutta la sicurezza e condizioni di sicurezza, quale sarà il tuo primo passo? Cioè, il museo ci cura? Ma assolutamente ci cura, e voglio dire, l'attesa crea anche desiderio. Noi siamo cultori, sappiamo, ci conosciamo come esseri umani. Ciò che si brama e si desidera, ovviamente, sì, poi si apprezza molto di più. Quindi, certamente, proprio un invito a tutti, ma lo faccio proprio a me stessa, mi sono ripromessa di andare veramente a visitare nuovamente i nostri musei, perché ricordo che i musei vanno vissuti anche nel quotidiano, cioè non prevedono più che attività. Ovviamente il museo sì, il museo segreto è un'occasione particolare, ma l'invito è quello di frequentarlo, certo. E Museo City, Museo Segreto ci danno la possibilità di conoscere l'amplissima offerta di quello che è un sistema museale che va appunto dai musei nazionali, ai musei civici, agli archivi, alle fondazioni, ai musei privati, ai musei di impresa che magari sono una realtà meno conosciuta ma altrettanto interessante. E quindi quello che farò io certamente, adesso siamo fortunati, dicevamo, perché ci troviamo in un luogo meraviglioso e abbiamo l'occasione di ovviamente di vedere la pietra montana in persona, questa dimensione quasi decisamente speciale. Decisamente speciale. Nel quello che era l'ospedale, tra l'altro degli spagnoli, e questa è un'opera segreta, tra l'altro, che troverete nell'offerta del Museo Segreto di quest'anno. Certamente, appunto, dicevo, io tornerò a visitare, a riapprezzare i musei e invito a farlo assolutamente, perché è un modo. Allora, io credo che noi possiamo fruire appieno di questi giorni con tutti questi appuntamenti che ha costruito Museo City per vivere queste esperienze e aspettare la riapertura dei musei e con in mano il nostro abbonamento musei andare certo. Veramente a frequentare tutti i nostri musei, perché in qualche modo sappiamo che questo pubblico che ha scelto di possedere un abbonamento ai musei è forse quello che più di altri ha già colto chiaramente quanto la frequentazione, la partecipazione del museo può essere arricchente e stimolante. E come ci ha dato la prova ancora oggi Federica Giacobello, quanti livelli di lettura ci possono essere all'interno di un museo, in un'opera d'arte. C'è un livello di lettura, diciamo così, quelli storico-artistici, ma anche quelli emozionali, quelli empatici, quindi veramente una scoperta continua e infinita delle nostre collezioni e dei nostri musei. Grazie Federica. Grazie per questa chiacchierata. Ringrazio Museo City che ha collaborato con noi per l'organizzazione di questo appuntamento. Continuiamo a seguire gli appuntamenti online e ci vediamo in museo appena possibile. Grazie a tutti.